Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi giustamente parliamo delle novità che sono state introdotte all'interno del gioco perché è arrivata la primavera. Quindi arrivando la primavera ci sono nuove cose, si parte con nuove esperienze, mettiamola così, e che andiamo ovviamente a commentare insieme. Quindi partiamo subito con... Ecco, già vedete qui la notizia che sicuramente vi interesserà un po' a tutti, ma partiamo praticamente con la novità dell'inserimento dei nuovi piani per quanto riguarda la Tower of Cetra. Quindi da questo momento in poi abbiamo a disposizione il piano 71 fino al 90. Quindi per coloro che avevano completato la torre, adesso hanno la possibilità di potersi mettere alla prova con i nuovi livelli. E ovviamente completando i vari livelli si otterranno Blue Crystal, quindi cristalli blu, e anche le memorie dei personaggi nello specifico. E ovviamente per partecipare alla Torre Cetra bisogna aver completato il capitolo 1, episodio 4 di Final Fantasy VII First Soldier, perché altrimenti non potrete accedervi. Successivamente abbiamo il nuovo evento a disposizione praticamente da oggi, ovvero a Brilliant Green Mirage, dove appunto abbiamo la possibilità di poter ottenere ticket, di poter ottenere le armi, anzi due armi free to play in questo caso, una nella prima parte e una nella seconda parte, che ovviamente discuteremo a parte, dove appunto praticamente cosa dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo battere il boss, dobbiamo completare ovviamente tutti gli stage, accumulare oggetti e poi scambiarli come sempre all'interno dello shop specifico dell'evento. In questo caso, nella prima parte dell'evento, otterremo la Rune Blade di Cloud, un'arma che ci consentirà di poter potenziare delle stats che adesso andremo a vedere nello specifico. Ovviamente potremo ottenere ricompense per migliorare le nostre armi e, tra l'altro, come potete leggere, avremo la possibilità di poter ricevere anche potenziamenti e armi degli eventi passati. Quindi è importante anche questa cosa, che adesso ovviamente vi andrò a far vedere, perché ovviamente ve lo andrò a far vedere. E ovviamente per quanto riguarda la Rune Blade, sarà l'arma praticamente che potremo farmare da questo evento, arma free to play, dove praticamente sbloccheremo l'attacco Blizzard Surge, quindi un'arma che praticamente effettua danni ghiaccio AOE, con praticamente main stats o comunque main refined ability con boost di attacco magico. Quindi non è male, non è male, anche perché a differenza delle altre armi questa addirittura arriva fino a 31 punti per quanto riguarda il boost magico e non a 27 come praticamente si fermavano le altre armi. Quindi messa come sub weapon sono 15 punti puliti puliti, che non fanno assolutamente schifo. Il boss che dovremo andare ad affrontare sarà il Catoblepas, che io ieri in live, comunque parlandone dell'evento eccetera eccetera, ho comunque definito come Behemoth rosso, perché fondamentalmente è un Behemoth reskinnato di rosso. Però effettivamente Final Fantasy 9 e altri Final Fantasy ci insegnano che esiste una sorta di variante del Behemoth, che è per l'appunto il Catoblepas. In questo caso l'elemento raccomandato sarà il ghiaccio, quindi benvenuti a tutti i DPS ghiaccio che possediamo, e il sigillo raccomandato sarà quello triangolare, e ovviamente il boss avrà una debolezza più specifica contro gli attacchi fisici. Quindi tutti coloro che hanno praticamente Cloud con attacco fisico ghiaccio, Tifa con attacco fisico ghiaccio, e ovviamente il nuovo Zac, perché parleremo anche del nuovo Zac, che possiede comunque arma ghiaccio con attacco fisico, potrà comunque sfruttarlo al 100% all'interno di questo evento. Ovviamente consigli per riuscire a, diciamo, ad organizzarsi all'interno di questo evento: utilizzare abilità ghiaccio di tipo fisico che sono estremamente efficaci contro il Catoblepas. Quindi io
probabilmente andrò con Lucia, che comunque Lucia mi permette di avere danni ghiaccio, ice resistance down, eccetera eccetera, quindi ci sta. Inoltre bisogna essere praticamente in grado potersi in un qualche modo difendere dall'abbassamento dell'attacco magico e ovviamente rinforzare le proprie difese magiche. Quindi ovviamente qui i DPS magici avranno un po' di difficoltà, quindi il mio Sephiroth, nonostante sia pompato come con gli steroidi, avrà comunque un po' di difficoltà, però va bene così. E poi ovviamente la Force Gauge, il Magic Charge, sono praticamente in costante crescita, quindi avremo la possibilità anche di sfruttare più spesso le nostre, diciamo, le nostre abilità. Anzi, in questo caso la Force Gauge è riferita ovviamente all'avversario, quindi al contrario, quindi la sua Force Gauge e ovviamente la sua carica magica saranno in costante aumento. Ovviamente per diminuire il suo gauge dovremo appunto effettuare danni di tipo ghiaccio, comunque effettuare danni per abbassare la sua potenza di danno. E qui abbiamo comunque il reward boost, perché il banner, che ovviamente sarà esclusivo di questo evento, avrà come protagonisti Tifa e Zac, che ovviamente analizzeremo in un video a parte, quindi non vi preoccupate. E come sempre, ovviamente, più overboost avete nelle loro nuove armi, più insieme ovviamente al costume, e più avrete percentuali aumentate per quanto riguarda il farming di oggetti all'interno dell'evento. Nuovo banner appunto collegato sempre con questo evento di Tifa e Zac, che ripeto analizzeremo a parte. E per quanto riguarda questo evento abbiamo detto tutto. La seconda parte di questo evento avrà come arma free to play quella di Red. Quindi prima parte Cloud, seconda parte vi spoilerò già che l'arma free to play sarà quella di Red. Quindi avremo un collare nuovo che anche in quel caso molto probabilmente permetterà appunto di ottenere attacco magico con Blizzara, eccetera eccetera. Quindi diciamo che come arma free to play noi la accettiamo. Successivamente le battaglie coop che ritornano praticamente a disposizione di tutte le summon tranne la combinazione Ifrit più Bahamut, purtroppo. Quindi avremo la possibilità di effettuare coop contro Ifrit, Bahamut, Shiva e Ramu. Quindi chi ha difficoltà nel farmare le summon adesso avrà la possibilità comunque di poter mettere da parte qualche gruzzoletto di shards per le proprie summon e poi potenziarle nel momento in cui si riusciranno comunque a superare le difficoltà più alte. Shiva è sicuramente quella che molti sfrutteranno per il farming, dato che appunto ha ricevuto il power up e di conseguenza al momento è l'unica summon che possiede comunque Diamond Dust che può arrivare a livello 10, quindi tanta bella robetta. E ovviamente abbiamo le ricompense per quanto riguarda Ifrit, le ricompense per quanto riguarda Ramu, per quanto riguarda Shiva e per quanto riguarda ovviamente Ramu. Quindi ho detto Ramu al posto di Bahamut? Forse sì, mi sono confuso. Comunque sì, ricompense di Bahamut, di Shiva, di Ramu e tutte quante le summon che abbiamo, tranne purtroppo Ifrit e Bahamut insieme. A me sarebbe piaciuto farmare Ifrit e Bahamut in coop, però purtroppo non è stato così. Campagna di primavera che comincia praticamente sempre a partire da oggi, o comunque sì, vabbè, fondamentalmente a partire da questa mattina alle 4, dove appunto abbiamo la possibilità di effettuare multi summon gratuite per ben 12 giorni, quindi per 2 settimane circa avremo la possibilità di effettuare una multi summon gratuita. Inoltre avremo le apparizioni delle 5 stelle che saranno raddoppiate praticamente dal 29 aprile fino all'1 maggio. Quindi avremo praticamente un paio di giorni dove le 5 stelle all'interno di questo banner avranno un rate up più alto. Quindi speriamo di beccare qualcosa, almeno piangiamo con un occhio. Gift bonus che ci viene dato al primo login di ben 3000 cristalli blu, 3000 gemme blu,
E poi successivamente avremo altri, avremo altre ricompense, soprattutto per quanto riguarda il login bonus. Quindi avremo comunque la possibilità di ottenere delle gemmozze. Campagna anche per la Tower of Cedra, così come praticamente la scorsa volta, avremo a disposizione la campagna con degli obiettivi specifici anche per quanto riguarda la Torre Cedra. Quindi purtroppo chi ha già completato tutta la torre si troverà un po' in difficoltà, perché dovrà completare comunque degli stage nuovi, essendo comunque gli obiettivi di completare gli stage nuovi, e quindi di conseguenza dovrete avere pazienza, c'è poco da fare. Quindi, come potete vedere, abbiamo la possibilità di completare le missioni per ottenere fino a un massimo di ben 60 tickets. Quindi direi abbastanza bene. E poi ovviamente avremo il bonus per quanto riguarda il login, per raggiungere addirittura fino a un massimo di 30 mithril ore, quindi 30 frammenti di mithril. E poi praticamente come regalo, per celebrare ovviamente l'apertura di questa campagna, ci sono stati regalati 10 ticket. Il banner lo analizzeremo in un video a parte. Addirittura ci sono stati già dei problemi per quanto riguarda il banner di Zac e di Tifa. Non la sapevo sta cosa, quindi che cosa è successo? Abbiamo confermato il seguente problema: quando si tenta di performare 10 draw viene riportato al title screen. Ah, ok, quindi non facevano pullare praticamente nel banner. Vabbè, ecco, qui sarebbe stata forse una buona occasione per rimborsino tattico, però siccome io queste cose le scopro sempre dopo, la prendo lì dove non batte il sole. Andiamo a vedere l'evento, così vi faccio vedere, e anche io lo apro insieme a voi per la prima volta, così andiamo a vedere come è composto. Come è composto questo evento? La Rune Blade, che praticamente da boost attacco magico e boost ice addirittura, quindi veramente veramente buono. Poi vabbè, il banner, ok. Io volevo andare a vedere appunto qua, come potete vedere abbiamo appunto la Rune Blade, che se ne possono ottenere 20, perché si può portare ovviamente al overboost massimo. 50 ticket che sarà possibile ottenere in totale da questo evento, quindi tanta roba. 10 ticket 4 stelle, che per me sono uno scam pazzesco. Altri 10 draw ticket, quindi tanta roba. Poi memory voucher, questi sono ottimi. Vabbè, tutto poi ovviamente lo shop come sempre con oggetti eccetera eccetera. E invece io volevo vedere, dice, le cose del passato. Oddio, che cosa si riferiva? Forse ho capito male io, o forse intendeva il fatto che comunque davano più ticket rispetto al passato. Potrebbe essere anche questo effettivamente. Ok. Non so se c'era altro di cui vi dovevo parlare, credo di no, quindi andiamo a fare le nostre multi summon, perché ovviamente io me le sono conservate per chiudere in bellezza il video. Quindi andiamo a fare la nostra multi summon giornaliera, vediamo se chiudiamo in bellezza questo video. Ecco, già qui partiamo. Oh, oddio, Kite ed Eris, attenzione. Kite Davis potrebbe essere interessante. Vediamo. Vediamo, vediamo, sono curioso. Perché di Kite ovviamente mi mancano tutte le armi. Di Eris in realtà. Buona. La Prism Rod. Ok. Dovrebbe essere overboost 3 o 4. Quindi ottima. Peccato che non ho la skin. E di Kite invece. Ah, il Crystal. Crystal Megaphone. Vabbè. Ok, e andiamo a pullare anche i ticket che ci sono stati dati praticamente per oggi. Dov'è? Eccoli qua. Abbiamo i ticket, quindi andiamo a chiudere in bellezza anche con i ticket. E dopodiché ci salutiamo e ci vediamo con il video analisi del banner, e lo andiamo a guardare e commentare insieme. E niente, qui invece Shaftone. E va bene così. Piccolo shaftone. Speriamo che con i ticket dell'evento si riesca a fare qualcosa di interessante. Va bene.
Detto questo, spero che il video come sempre possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente al solito cosa ne pensate, se ci sono ovviamente delle cose che volete appuntare, fatemelo sapere ovviamente sotto nei commenti e io come sempre cercherò di rispondervi il prima possibile. Purtroppo è un periodo un po' incasinato, quindi se non vi rispondo subito abbiate pazienza. Detto ciò, vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!